UNESCO è un'organizzazione autorevole, internazionale, mondiale, e quando esprime un giudizio lo esprime con dei dati certi. Se Venezia oggi, come lo è stato anche in passato, è a rischio, evidentemente la politica cittadina è carente. I rilievi dell'UNESCO a Venezia non stupiscono il presidente di Municipalità Marco Borghi. È dal 2014 che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura rileva come a Venezia non si faccia abbastanza per salvaguardare il patrimonio cittadino e l'ecosistema della laguna o contro lo spopolamento e il turismo di massa. Alla precedente seduta del Comitato UNESCO, Venezia non era entrata nella lista nera dei patrimoni dell'umanità a rischio solo grazie al provvidenziale intervento del delegato etiope e allo stop alle grandi navi in laguna imposto nell'estate del 21 dall'allora presidente del Consiglio Mario Draghi. A parte quell'atto, da allora, sostengono fonti dell'UNESCO, non è cambiato molto. Questo mese, il mese prossimo, i posti letto turistici supereranno quello dei residenti. I residenti continuano a diminuire. I posti letto turistici nelle locazioni breve, nei bed and breakfast, negli alberghi, continuano ad aumentare. Più chiaro di così credo che non ci siano tante altre parole per spiegare cosa vuol dire appunto lo spopolamento e la monocultura turistica. Così come adotta criteri per accettare le candidature a Patrimonio Mondiale dell'Umanità, l'iscrizione di Venezia del 1987, l'UNESCO stabilisce anche i criteri per mantenerle. L'iscrizione nella lista nera, peraltro, dovrebbe portare, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad un maggiore impegno e ad una maggiore mobilitazione di attori locali, nazionali e internazionali per Venezia. Questo è un campanello non d'allarme, di più. Città in sofferenza e anche dal punto di vista internazionale oggi è stata certificata. Credo che dobbiamo tutti noi tirarci sulle maniche e iniziare a cambiare completamente una politica che attualmente è solo distruttiva per la città.